Bentrovati amici e amiche. Oggi andiamo a bomba subito dritti sul punto perché il tempo è poco e c'è veramente un sacco di roba da dire. Come chi tra voi mi segue su Instagram già sa, qualche tempo fa ho intrapreso un viaggio alla scoperta delle isole che popolano la foce del fiume Hudson. In altre parole, sono stato a New York. Lo scorso video siamo stati a Bouvet, l'isola più remota e probabilmente peggio collegata al mondo. Questa volta ci immergiamo fino al collo nel caos frenetico di alcune delle isole più frequentate della storia dell'uomo. Ellis Island, Liberty Island, Roosevelt, Governors e Manhattan. Forse non saranno le isole remote e disabitate alle quali vi ho abituati un po' con i miei reels e i video precedenti, ma va detto che sono decisamente degne di essere raccontate. La quantità di cose interessanti e affascinanti che ho visto in questi 10 giorni di permanenza nella Grande Mela sono ovviamente moltissime, ve la racconto tutte in un vlog che sto preparando. Ma come da tradizione, quando si arriva per la prima volta negli Stati Uniti, in particolare a New York, c'è un solo posto dal quale si deve necessariamente passare. Un posto, anzi un'isola, che separa la speranza dalla disperazione, la certezza di ciò che si lascia dall'incognita di ciò che si troverà. Una possibile e a spesso probabile brutta fine da quello che potrebbe essere un nuovo sfolgorante inizio. Benvenuti ad Ellis Island. Da quest'isola semi-artificiale nelle acque del New Jersey sono transitati tra il 1892 e il 1954 oltre 12 milioni di immigrati provenienti da tutto il mondo, ma accomunati da un'unica speranza, quella di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti d'America. Ma come di consuetudine, partiamo dall'inizio. L'isola si è formata circa 15.000 anni fa con la fine della glaciazione e lo scioglimento dei ghiacciai circostanti che hanno dato origine all'attuale bacino idrografico dell'area. Quindi, come vedete, partiamo proprio dall'inizio di tutto. Il primo nome di cui si abbia notizia fu attribuito all'isola dagli indiani Mohegan, spero di pronunciarlo correttamente anche se dubito fortemente, che abitavano quei paraggi. Non conosco la pronuncia, ovviamente, della lingua Mohegan, ma dovrebbe essere qualcosa come Kiosk, ovvero l'isola dei gabbiani. Insomma, un classico. Tra l'altro, la Kiosk dell'epoca non rispettava tecnicamente nemmeno i criteri minimi per essere considerata a tutti gli effetti un'isola. Infatti, i gabbiani rimasero gli unici principali frequentatori del luogo, dal momento che gli indiani d'America, ovviamente, non l'abitarono mai, visto che pare che l'alta marea la sommergesse quasi completamente. Nel 1630 gli olandesi colonizzarono l'area della foce dell'Hudson e le isole che vi sorgevano. Alle odierne Ellis Island, Liberty Island e Black Tom Island fu dato il nome di Oyster Islands, con evidente riferimento alla popolazione di ostriche che ne abitava le coste. Sì, ho detto Black Tom Island, che voi non avete mai sentito, vero? Neanche io l'avevo mai sentita. Perché? Perché non esiste più. Ma la storia di Black Tom Island ve la racconto in un'altra occasione, perché ora non c'è tempo, anzi sicuramente ci farò un reel. Ellis Island venne quindi ribattezzata Little Oyster Island e abbandonò il suo nome nativo, conservando il nuovo appellativo almeno fino al 1700, quando fu venduta e rivenduta più volte, diventando con gli anni un noto punto di ritrovo. La riva nord-orientale dell'isola, quella cioè rivolta verso il New Jersey, venne resa edificabile e furono costruite alcune locande specializzate nella cucina a base di ostriche, ovviamente. Quando Samuel Ellis acquistò Little Oyster Island nel 1774, pare che l'isola fosse divenuta nel frattempo un luogo di esecuzione pubblica per coloro che si erano macchiati del reato di pirateria. In particolare è riportato di un albero, ai rami del quale i pirati erano condannati a penzolare appesi per il collo fino alla scomoda dipartita, come imposto dalla miglior tradizione cinematografica. Quest'albero aveva anche un nome che certamente fece correre più di un brividino lungo più di una schiena, Gibbet Tree. Ma chi era questo Samuel Ellis, il nuovo proprietario alla quale l'isola deve il nome che conserva ancora oggi? Non si sa moltissimo di lui, oltre al fatto che era un colono newyorkese, probabilmente di origine gallese, che la comprò per aprirci una taverna per i marinai, rimanendo padrone di quella terra fino alla sua morte avvenuta nel 1794. Lo Stato di New York, che aveva grande interesse a collocarvi delle fortificazioni difensive data la maretta diplomatica che correva in quel periodo tra gli Stati Uniti e la Francia sconvolta dalla recente rivoluzione, vi collocò alcune batterie di cannoni e mortai, una caserma e un forte che prese più avanti il nome di Fort Gibson. Nonostante le tensioni, la guerra non scoppiò mai e il forte rimase lungamente abbandonato.
A questo punto qualcuno fece notare che la famiglia Ellis figurava ufficialmente ancora come proprietaria dell'isola. Fu allora che gli Stati Uniti ne acquistarono definitivamente i terreni per 10.000 dollaroni profumati. A questo punto, come spesso accade alle infrastrutture di un po' dappertutto nel mondo, Fort Gibson, che nel frattempo era stato declassato a semplice batteria difensiva di 11 cannoni, quindi ormai Battery Gibson, fu più volte abbandonato, parzialmente ristrutturato, riadibito e ridimensionato, passando più volte di mano dall'esercito alla marina e viceversa. In apertura vi ho anticipato di come Ellis Island abbia rappresentato per moltissimi immigrati negli Stati Uniti un nuovo inizio, una svolta e una sorta di rinascita. Ebbene, anche la stessa Ellis Island ha vissuto la sua rinascita dopo lunghi anni di mala gestione. Siamo ormai a metà dell'Ottocento e gli Stati Uniti sono già da tempo meta di un crescente fenomeno migratorio. La struttura ricettiva preposta all'epoca era Castle Garden e si trova a Manhattan, a Battery Park, proprio alla punta meridionale dell'isola. Oggi questo luogo esiste ancora e si chiama Castle Clinton ed è proprio il luogo da cui abbiamo preso il traghetto per visitare Ellis e Liberty Island. 8 milioni di immigrati passarono di qui prima della sostituzione che avvenne allora, poiché moltissimi erano i disservizi e le lamentele rivolte alla gestione dell'immigrazione a Castle Garden. Abusi, violenze, violazioni della quarantena, caos nell'applicazione delle norme e altri disservizi spinsero l'immigrazione ad un taglio netto. Basta che su Clinton andava sostituito, serviva un sistema completamente nuovo e un luogo completamente nuovo. Delle tre Oyster Islands oggi ancora esistenti, che furono presi in esame dalla commissione, ad essere selezionata come luogo preposto alla costituzione di un nuovo punto di accoglienza per immigrati, come sappiamo, fu Ellis Island, ed i lavori ebbero inizio. Sfruttando le ingenti quantità di materiale di scarto risultante dai lavori di scavo delle prime linee metropolitane della città di New York, il terreno venne trasportato a mucchi a bordo di chiatte attraverso l'Hudson e la piccola Ellis Island decuplicò le proprie dimensioni, passando da circa un ettaro iniziale a 11 alla fine dei lavori di ampliamento. Furono costruite le prime strutture ricettive, tra cui un ospedale, una struttura detentiva e una lavanderia e diverse strutture ausiliarie di servizio. Poi la struttura verrà ampliata ulteriormente, verrà costruito il celebre palazzo con le guglie in sostituzione del primo edificio di legno che venne distrutto da un incendio nel 1897, ma intanto finalmente il 1 gennaio 1892, ovvero 100 anni prima che io nascessi e quindi esattamente 130 anni fa, la struttura fu inaugurata. Annie Moore, una ragazza irlandese di 17 anni, proveniente da Cork, che viaggiava con i suoi due fratelli per incontrare i genitori negli Stati Uniti, fu la prima immigrata a passare per Ellis Island, la prima di 12 milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Cosa significava arrivare ad Ellis Island? Quali erano gli esami ai quali gli immigrati erano sottoposti e come si stabiliva chi sarebbe passato e chi invece sarebbe dovuto tornare indietro? Per scoprirlo, sono andato a visitare l'isola e l'interessantissimo che enorme museo dedicato all'immigrazione che occupa oggi proprio questi spazi in cui fino al 1956 gli immigrati venivano esaminati, registrati, accolti o respinti. Il museo è strutturato in modo da seguire l'iter imposto a tutti i nuovi arrivati, in modo che il visitatore possa immedesimarsi in un proprio connazionale che 100 anni fa attraversava con tutta la dovuta ansia i vari passaggi richiesti per mettere finalmente piede negli Stati Uniti d'America. E come per la visita al museo, anche per un qualsiasi immigrato italiano di 100 anni fa, tutto ha inizio nel grande salone centrale, all'ingresso dell'edificio principale. Quando sbarcavano ad Ellis Island, alcuni immigrati erano così carichi di grossi fagotti che tenevano i certificati sanitari stretti tra i denti. L'assortimento di bagagli conteneva quelli che dovevano essere i loro beni più preziosi, che potessero perlomeno entrare in una valigia: vestiti, stoviglie, fotografie, libri di preghiere e altri ricordi della loro patria natia. Tutti gli immigrati tenuti ad affrontare le ispezioni di Ellis Island avevano viaggiato in terza classe dal momento che, per la prima e la seconda classe, sulle navi erano previsti controlli direttamente a bordo e per loro era possibile sbarcare direttamente sul suolo statunitense. E poi ci sei tu che sei in fila con tutti gli altri, forse sei con la tua famiglia, forse sei da solo. Intorno a te senti moltissime lingue diverse, non le capisci, parli solo l'italiano e magari neanche benissimo. La tua lingua madre infatti è il dialetto della tua città, gli agenti dell'immigrazione ti parlano in inglese e tu non sai cosa ti dicono. I medici ti fanno delle domande in inglese, ma tu non sai cosa ti dicono. In luoghi come questo, l'unico linguaggio veramente comprensibile a tutti sono l'esempio, i gesti, le espressioni del volto e gli sguardi. Al centro della grande sala c'è un grande mucchio al quale i viaggiatori alla spicciolata e chiaramente controvoglia aggiungono i propri bagagli. Devono farlo perché è il regolamento, ma come te sono tutti
riluttanti a separarsi da quelle borse e che al momento contengono la totalità dei loro averi, i loro ricordi, la loro stessa identità, al di là dei documenti dove sta scritto giusto il loro nome e la loro provenienza. Gli agenti dell'immigrazione ripetono che non c'è pericolo, che si può stare tranquilli e che tutti i loro averi gli saranno riconsegnati dopo l'ispezione, ma in pochi li comprendono. C'è ansia e incertezza negli occhi intorno a te, eppure gli ingranaggi della macchina doganale americana girano e la tua fila lentamente procede. Vediamo cosa succede. I medici del servizio sanitario pubblico avevano a volte solo 6 secondi per esaminare ogni persona durante l'ispezione in fila. Un processo rapido ed ottimizzato destinato a individuare principalmente coloro che dovevano essere trattenuti per un esame più medico, più approfondito, e tutti gli altri che potevano procedere più velocemente. I medici esperti erano in grado di riconoscere i segni di un'ampia varietà di malattie e disabilità. Nel 1917 il Servizio di Sanità Pubblica stampò un elenco di oltre 60 condizioni di salute che i medici potevano individuare durante questa breve ispezione preliminare. Il personale che eseguiva queste ispezioni teneva in mano dei gessetti, con questi tracciava, sul cappotto di diversi viaggiatori esaminati, delle lettere o brevi sigle, ognuna delle quali rappresentava una particolare condizione sanitaria che avrebbe meritato un riesame più accurato. Zoppie, occhi rossi, emaciazione erano campanelli d'allarme, ma anche un evidente stato di gravidanza o di senilità. Perfino lo sguardo assente o occhi sbarrati venivano segnalati poiché potevano tradire un qualche disturbo mentale, anche se talvolta si trattava semplicemente di manifestazioni d'ansia o spaesamento. Particolarmente temuto dai medici dell'immigrazione era il tracoma, indicato con la sigla TC tracciata a gesso sui cappotti. Si tratta di un'infiammazione oculare altamente contagiosa che può causare la cecità. Era comune nell'Europa sudorientale, ma relativamente sconosciuto negli Stati Uniti. Si manifestava con infiammazioni della palpebra interna e i medici verificavano la presenza della malattia sollevando la palpebra con le dita o una forcina o uno strumento che al museo era chiamato button hook, allacciabottoni. Poiché il tracoma era difficile da curare, i malati venivano generalmente isolati e rimandati direttamente ai porti d'imbarco. Tutti coloro che riportavano qualche segno sul cappotto dovevano essere rivisitati e venivano spostati in un'altra fila. Questo spesso significava che le famiglie venivano separate e che gli amici si perdevano di vista. Nello scenario migliore, fino al ricongiungersi al loro arrivo, sebbene in momenti separati, negli Stati Uniti continentali. In quello peggiore, invece, per sempre. L'ospedale di Ellis Island con 40 medici si occupava di ogni tipo di problema sanitario, da lievi ferite e a rare malattie tropicali. Un osservatore disse è allo stesso tempo un reparto maternità e un manicomio. Nel 1911 più di 15 edifici dell'isola erano dedicati alle cure mediche. Il Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti gestiva un ospedale da 275 posti letto e diversi reparti per malattie contagiose, per un totale di 450 posti letto. C'erano anche un reparto psichiatrico, laboratori, sale operatorie, un impianto a raggi X e, naturalmente, un obitorio. Molte donne immigrate erano spaventate dalla routine clinica eseguita a Ellis Island. Per una donna che non era mai stata toccata da un uomo che non fosse suo marito, essere visitata da un medico maschio poteva preoccupare, indisporre, scandalizzare o addirittura essere un trauma. Nel 1914 due dottoresse entrarono a far parte dello staff. E prima di allora le regole del servizio sanitario pubblico richiedevano la presenza di un'infermiera durante ogni visita ad una donna immigrata effettuata da un medico uomo. I registri risalenti al 1900 mostrano che oltre 3.500 persone, tra cui più di 1.400 bambini, morirono a Ellis Island. Le sepolture venivano organizzate da amici o parenti o da associazioni di beneficenza, oppure come ultima risorsa da un'impresa di pompe funebri incaricata dal servizio dell'immigrazione. Sebbene la morte fosse un evento molto più frequente, anche le nascite facevano parte della routine ospedaliera. Più di 355 bambini sono nati a Ellis Island e, a differenza dei loro genitori, erano quindi potenzialmente di diritto bambini americani. In un'epoca in cui il governo offriva pochi servizi sociali, l'onere di aiutare i nuovi arrivati ad adattarsi per la prima volta in America fu sostenuto da varie organizzazioni etniche e religiose, oltre che da divisioni della Croce Rossa, della YMCA e delle Figlie della Rivoluzione Americana e molte altre. A Ellis Island i rappresentanti di oltre 40 di queste associazioni private fungevano da interpreti per gli immigrati, fornivano loro vestiti e denaro, sbrogliavano le matasse burocratiche, localizzavano i bagagli smarriti e contattavano i parenti e gli amici degli immigrati che già vivevano negli Stati Uniti. Queste società di assistenza agli immigrati cercarono di alleviare la monotonia e la solitudine della detenzione, organizzando programmi musicali, funzioni religiose, feste di Natale, celebrazioni pasquali e delle altre festività delle varie confessioni religiose dei vari immigrati. Karl Metasch
immigrato tedesco del 1924, ricorda in una lettera del 1985, oggi donata al museo da Carre e dalla moglie Paula, questa testimonianza. L'esercito della salvezza e altri benefattori sconosciuti hanno organizzato una meravigliosa festa di Natale. Conservo ancora una collana di perle di vetro smerigliato che fu regalata a mia madre in quell'occasione. Ne ha fatto tesoro per tutta la vita. E questo per quanto riguarda la sfera sanitaria e umana, diciamo, del sistema di Ellis Island. Ma come si teneva a traccia di tutta questa massa di persone ogni giorno e senza tecnologia nemmeno lontanamente paragonabile a quella di oggi? Registrando persone provenienti da tutto il mondo e parlanti decine di lingue diverse. A Ellis Island i nuovi arrivati formavano una lunga fila che si snodava su per le scale ed entrava nella registry room, passando davanti a un gruppo di medici e ispettori. Mentre i medici facevano i loro esami preliminari, di cui abbiamo parlato, gli ispettori chiedevano ai nuovi arrivati perché erano venuti in America, dove intendevano stabilirsi e come avrebbero potuto sostentarsi. Come per l'ambito medico, anche in questo caso, coloro che non superavano gli standard di ispezione venivano trattenuti, in quel caso, per un'udienza legale speciale. La maggior parte, tuttavia, poteva sbarcare nel giro di poche ore. Ma come si svolgeva questo interrogatorio preliminare? L'immigrato si presentava davanti alla scrivania dell'ispettore, in fondo alla sala del registro, per l'esame legale. Un'esperienza che molti paragonavano al giorno del giudizio finale. Per determinare l'idoneità sociale, economica e morale dell'immigrato, gli ispettori ponevano una serie di domande a raffica, come sei sposato, che lavoro fai, quanti soldi hai, sei mai stato condannato per un reato. L'interrogatorio si concludeva in pochi minuti, dopodiché l'immigrato era autorizzato a lasciare Ellis Island o trattenuto per un'altra udienza. In questa vera e propria babele di lingue, gli ispettori di Ellis Island erano assistiti da interpreti che parlavano correntemente le lingue principali e un numero imprecisato di dialetti. Era rarissimo che gli interpreti non riuscissero a stabilire la lingua degli interrogati, ma spesso dovevano provare diverse lingue prima che il volto dell'interrogato si illuminasse, dando prova che finalmente capivano chiaramente ciò che gli si stava dicendo, ciò che gli veniva chiesto. Edward Ferro, interprete dall'italiano ad Ellis Island dal 1910 al 1922 ed intervistato nel 1968, racconta: a volte capitava che questi interpreti, alcuni di loro, fossero persone di buon cuore e detestassero vedere le persone respinte e deportate. E a volte aiutavano gli immigrati interpretando in modo tale da favorire lo straniero piuttosto che il governo. Anche qua in Italia mi è capitato di sentire raccontata una specie di leggenda metropolitana secondo la quale gli ispettori dell'immigrazione di Ellis Island, come anche delle altre stazioni di immigrazione in giro per gli Stati Uniti, avessero la tendenza ad americanizzare i cognomi degli immigrati per semplificarne la registrazione, fondamentalmente. In realtà pare che questo non sia vero. A volte erano gli stessi immigrati che facevano domanda di cambio di cognome traducendo in inglese il proprio cognome originale, ma questo avveniva praticamente sempre su base volontaria e solo dopo che questi erano già arrivati e sbarcati negli Stati Uniti. E francamente non mi è difficile crederlo, dal momento che queste traduzioni arbitrarie avrebbero probabilmente generato ancora più confusione nell'iter di registrazione di queste persone. Certo, capitava che ci potesse essere qualche errore di trascrizione, ma sfido chiunque a decifrare nomi come quelli che vi metto a schermo ora, nomi che realmente compaiono nei registri di Ellis Island e che no, non leggerò, considerando che venivano presentati su documenti cartacei sgualciti e macchiati, compilati a mano con la penna e il calamaio in qualche ufficio dell'impero austro-ungarico o posti del genere. Ellis Island funzionava come una stazione autonoma, con una forza lavoro che alla fine arrivò a comprendere oltre 700 persone. C'erano medici, infermieri, ispettori, interpreti, bambinaie, stenografi, impiegati, operatori telefonici, addetti alla cucina e alla lavanderia, guardiani e personale della manutenzione. Quando i flussi immigratori si intensificavano, molti dipendenti lavoravano fino a 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Alcuni immigrati ricordavano il personale sovraccarico di lavoro come ostile e indifferente, ed essendomi capitato in passato di lavorare a stretto contatto col pubblico, non stento a crederlo. Tuttavia, invece, altri ricordavano infermiere, ispettori e interpreti che fornivano l'aiuto e l'incoraggiamento necessari. Nella sensazione di precarietà e di emozioni forti che si provavano in quei frangenti, un gesto gentile e la solidarietà avvicinavano le persone. E quindi non stento a credere nemmeno questo, in realtà. Un fun fact interessante riguarda Fiorello La Guardia, che in seguito sarebbe diventato uno dei più importanti funzionari pubblici americani. La Guardia fu interprete a Ellis Island dal 1907 al 1910, parlava tre lingue, italiano, tedesco e croato, e ricevette uno stipendio annuale di $1,200 che gli permise di pagarsi gli studi di legge, grazie ai quali nel 1916 si candidò con successo al Congresso e divenne dal 1934
al 1946, sindaco della città di New York. E a lui è ancora intitolato il primo aeroporto della città, quello nel Queens, situato a nord di Jackson Heights. Ad ogni buon conto, sia che si trattasse di salute che di questioni economiche o legali, la regola d'oro a Ellis Island era la seguente. L'ingresso è negato a coloro che non sono in grado di sostentarsi da soli. Tutti gli immigrati, insomma, dovevano avere almeno un piano concreto per guadagnarsi da vivere, perché se non avessero provveduto loro a se stessi, avrebbe dovuto farlo il governo americano, diventando così un peso per la società. Per questo, soprattutto per donne, bambini e anziani, era assolutamente necessario avere già qualche aggancio nel paese. I funzionari dell'immigrazione trattenevano le donne e i bambini non accompagnati fino a quando non veniva garantita la loro sicurezza una volta lasciata Ellis Island. Di solito era necessario un telegramma, una lettera o un biglietto prepagato da parte dei parenti in attesa prima che questi fossero rimessi in viaggio. Le donne nubili non potevano lasciare Ellis Island con un uomo che non fosse un loro parente. Quando una ragazza e il suo promesso sposo si ritrovavano a Ellis Island, il loro matrimonio veniva spesso celebrato proprio sull'isola e poi erano liberi di partire. Molte società di assistenza agli immigrati gestivano case in cui le donne senza scorta, alcune con i loro figli al seguito, potevano vivere fino a quando non fossero state in grado di provvedere a se stesse o di ricongiungersi ai loro mariti o alle loro famiglie in generale. Le case, quindi, riuscirono a salvare molte donne temporaneamente bloccate dall'essere escluse e rispedite nel loro vecchio paese. E poi c'era il fenomeno delle picture brides, che potremmo tradurre con qualcosa tipo fotospose. Si trattava di ragazze, a volte anche pericolosamente giovani, provenienti dal vecchio continente. Corteggiatori provenienti dal loro paese d'origine, ma già stabilitisi negli Stati Uniti, intrattenevano con loro un rapporto epistolare dopo averle viste in foto, da cui il nome. Ma perché lo facevano? Beh, si trattava di immigrati stabilitisi in America, ma comunque, diciamo comprensibilmente, soprattutto per l'epoca, desiderosi di mogli che condividessero con loro la lingua e i costumi del loro paese d'origine. E le giovani donne che accettavano queste proposte di matrimonio incontravano i loro futuri mariti a Ellis Island o in altre strutture di accoglienza come Angel Island, San Francisco, come avveniva per le Pictures Brides giapponesi, che sono forse le più famose. Magari in futuro vi racconterò questa storia con l'aiuto del caro Bob di Beyond Ordinary Borders, che saluto. Capitava spesso che quello sull'isola fosse il loro primo incontro. Occasionalmente uno dei due, o entrambi, cambiavano idea quando vedevano il loro promesso o la loro promessa. Ma in realtà, a quanto pare, la maggior parte di loro si sposava, moltissimi proprio a Ellis Island, dove gli assistenti sociali spesso mandavano i sacerdoti locali a celebrare le cerimonie. Qua però ho riscontrato un piccolo cortocircuito nel meccanismo, perché tra le informazioni fornite dal museo era anche menzionata una legge chiamata Alien Contract Labor Law del 1885, che escludeva tutti gli immigrati che arrivavano negli Stati Uniti con un contratto di lavoro. Questo può sembrare paradossale, almeno a me sembra paradossale. Cosa c'è di meglio di un contratto di lavoro per dare la garanzia di potersi mantenere da soli una volta sbarcati sul suolo americano? A quanto pare la legge aveva lo scopo di bloccare l'importazione di manodopera a basso costo, ma fu applicata anche a coloro che avevano un lavoro promesso loro da parenti o amici. Quindi in pratica gli immigrati dovevano convincere gli ispettori di essere in grado e disposti a lavorare e di non essere suscettibili di diventare un peso pubblico, tuttavia non potevano ammettere di avere un lavoro in attesa, che è un po' assurdo, ma vabbè. Funzionava così, evidentemente riuscivano a, in qualche modo, a dribblare questa regola. Queste informazioni talvolta accoglievano di sorpresa gli aspiranti nuovi cittadini, ma spesso passavano di bocca in bocca tra i viaggiatori in attesa o venivano comunicate via lettera da qualche parente o amico già sbarcato prima, che era in grado di fornire dettagliate informazioni su come evitare questo tipo di problemi. Un altro metodo spesso utilizzato era richiedere agli immigrati di mostrare agli ispettori i soldi che avevano con sé. Questa pratica restò in vigore fino al 1900, quando le pressioni delle associazioni per i migranti costrinsero l'allora Comitato per l'Immigrazione ad abolire la soglia minima di denaro che ogni nuovo arrivato doveva necessariamente avere addosso al momento dell'ingresso negli Stati Uniti, unitamente a un biglietto ferroviario e per la propria destinazione finale. All'epoca questa somma ammontava a $25, ovvero lo stipendio settimanale medio di un ispettore. Tutti coloro che per un motivo o per un altro non convincevano gli ispettori nell'interrogatorio preliminare ricevevano un biglietto giallo con su scritto S.I. ed erano tenuti a presentarsi davanti alla Board of Special Inquiry. Questi erano circa il 10% del totale della gente che transitava per Ellis Island. Nei momenti di picco, quattro commissioni lavoravano contemporaneamente sull'isola, sfornando tra le 50 e le 100 delibere al giorno. Ogni udienza poteva basarsi sulla testimonianza dell'immigrato e di amici o parenti autorizzati a parlare in suo favore. Un immigrato che riceveva una delibera sfavorevole
favorevole dalla Commissione, poteva appellarsi direttamente a Washington. In 8 casi su 10 gli appelli alla fine venivano accolti. Pertanto solo il 2% di coloro i quali era stato consegnato il biglietto giallo erano poi effettivamente costretti a tornare indietro. Gli esclusi erano immigrati che venivano rimandati ai loro porti d'imbarco senza essere mai entrati davvero negli Stati Uniti. La maggior parte di questi esclusi era apparsa agli ispettori come incapace di lavorare o di mantenersi. Venivano chiamati LPC, abbreviazione di Liable to Become Public Charges. A molti altri veniva negato l'ingresso perché affetti da una malattia contagiosa o perché sospettati, anche qui, di essere lavoratori a contratto. Certo, l'ispezione metteva una gran paura a tutti e, come possiamo immaginare, l'ansia toglieva l'appetito a molti, ma essere accettati era come tornare alla vita dopo una giornata così faticosa e piena di emozioni. Emozioni che peraltro non erano ancora finite e alla gente veniva fame. Dopo l'ispezione, gli immigrati potevano fare uno spuntino presso il servizio di ristorazione di Ellis Island, che gestiva anche la sala da pranzo dell'isola. Per chi non aveva ancora mangiato nulla da quando la nave era attraccata e aveva ancora una lunga attesa in una stanza di detenzione, il punto di ristoro era una tappa importante. Gli immigrati che viaggiavano verso destinazioni più lontane di New York, quindi per il quale New York era solo un punto di passaggio, potevano comprare qui un pranzo al sacco, di solito contenente qualcosa come panini o frutta, o pezzi di torta per 50 centesimi o un dollaro. La sala da pranzo di Ellis Island era gestita da un ristorante privato in concessione. I suoi costi erano addebitati alle compagnie di navigazione a vapore, che erano tenute per legge, pensate, a fornire cibo agli ex passeggeri che erano stati trattenuti. Centinaia di persone provenienti da culture diverse venivano servite per 3 pasti al giorno nella grande sala da pranzo piastrellata. Secondo la maggior parte degli osservatori contemporanei, i pasti erano semplici ma decorosi e salutari. Sebbene il manzo bollito, le prugne stufate e i fagioli al forno fossero i cavalli di battaglia del ristorante, molti immigrati ricordano di aver mangiato anche i piatti preferiti degli americani, come il gelato o le banane, che in un ricordo che ho letto al museo di un'immigrata polacca d'inizio Novecento, talvolta erano frutti mai visti prima dagli immigrati europei e venivano mangiati a morsi con tutta la buccia, e anche pane bianco, cosa particolarmente raffinata. Dopo essere stati ispezionati e aver ricevuto il permesso di lasciare l'isola, gli immigrati potevano organizzare il loro viaggio verso le loro destinazioni finali, mangiare qualcosa nei punti di ristoro che abbiamo descritto e cambiare il loro denaro in dollari americani. I parenti e gli amici che si recavano a Ellis Island per le gioiose riunioni, spesso dopo anni di separazione magari, potevano accompagnare le persone che erano venute a prendere alle loro nuove case. Gli immigrati si imbarcavano sui traghetti per New York e New Jersey e finalmente erano liberi di sbarcare in America. Ci sono così tanti incontri gioiosi a ridosso del molo di Ellis Island che nel lato in cui partivano i traghetti, i funzionari dell'isola lo chiamavano la porta dei baci. Così racconta Maud Mosher, infermiera di Ellis Island, tra il 1904 e il 1907. Una volta definiti i loro piani di viaggio, gli immigrati diretti verso destinazioni in tutto il paese prendevano chiatte o traghetti fino ai terminal ferroviari del New Jersey o di Hoboken. Invece gli immigrati diretti a New York prendevano il traghetto da Ellis Island fino a Battery Park, dove oggi arriva il traghetto che infatti transita tra Manhattan e Ellis Island, quello che ho preso anch'io. Di solito trovano una grande folla di parenti, amici, facchini e rappresentanti delle pensioni in attesa di accogliere i nuovi arrivati. Gli immigrati potevano acquistare i biglietti ferroviari o far vidimare i biglietti prepagati nella biglietteria ferroviaria di Ellis Island. Solo un terzo degli immigrati giunti negli Stati Uniti attraverso Ellis Island rimase a New York. La maggior parte si spostò in tutto il paese attraverso una rete ferroviaria che attraversava l'intero continente e offriva un facile accesso a tutte le principali città americane. Dopo aver organizzato i loro piani di viaggio, gli immigrati ricevevano cartellini stampati in grassetto da appuntare ai loro cappelli o ai loro cappotti. I cartellini indicavano ai conduttori delle ferrovie quali linee stavano percorrendo le persone che li portavano e quali coincidenze dovevano prendere per raggiungere le loro destinazioni finali. E insomma, cari amici e care amiche di ODT Islands, a quanto pare ce l'avete fatta, siete stati accettati. La vostra promessa sposo e il vostro promesso sposo si sono presentati alla porta dei baci e si sono rivelati dei fighi pazzeschi, felici di accompagnarvi a Battery Park per mangiare insieme un gelato di dimensioni irrazionali. Avete ritirato tutti i vostri bagagli, non vi è stato rubato niente, e i vostri amici e parenti si sono presentati al kissing spot. E siete anche riusciti a nascondere efficacemente i commissari dell'immigrazione che in realtà un accordo di lavoro al ristorante di vostro zio Pizza Bella da Cosimo sull'angolo tra Grand Street e la Baxter
insomma, non è proprio una cosa ufficiale, ma vabbè, ci siamo capiti. Oh, e che fortuna! Siete giusto in tempo per tornare in Europa a combattere contro questi simpatici esaltati dagli elmetti puntuti, ma non preoccupatevi, ora siete americani e le guerre le vincete, vero? Vero? A parte gli scherzi, fatemi sapere nei commenti se avete parenti che sono emigrati negli Stati Uniti, se li avete cercati nel registro online messo a disposizione dall'ente che gestisce il museo, vi lascio il link in descrizione, o se addirittura siete rimasti in qualche modo in contatto con i vostri parenti d'oltreoceano. Questo video è stato bello tosto, grazie a tutti per essere arrivati fin qui. Ma a proposito di immigrati italiani, vi ricordo che sto preparando il vlog in cui vi mostrerò, tra le altre cose, di quella volta che sono stato a Little Italy il giorno di San Gennaro. Ancora oggi non so se è stata la migliore o la peggiore scelta possibile. Lascio a voi il giudizio. Se già non lo fate, ricordatevi che potete seguirmi anche su Instagram, sul canale Telegram, su Twitch, dove ho presto intenzione di tornare con alcune live interessanti, e naturalmente di iscrivervi al canale YouTube e accendere la campanella, perché i miei contenuti, i video, come avete visto, escono a caso e quindi è una cosa buona e giusta che YouTube vi avvisi quando esce qualcosa di nuovo. Come sempre è stato un piacere viaggiare con voi, i miei rispetti e alla prossima isola. Hola, eccoci, benvenuti nella End Card. Piccola curiosità finale della End Card. Ellis e Liberty Island, come potete vedere dalla mappa, si trovano palesemente nelle acque del New Jersey, eppure ricadono sotto la giurisdizione dello stato di New York, anche se non completamente. Dalla chiusura del servizio di immigrazione avvenuta nel 1954 all'apertura del museo nel 1990, di Ellis Island a nessuno gliene è fregato un bel niente. Poi, però, con il museo e carrettate di turisti scaricati dai traghetti provenienti da New York ogni giorno, i due stati hanno iniziato a bisticciare e venne a crearsi una disputa territoriale. Alla fine servì addirittura una sentenza della Corte Suprema che nel 1998 impose una ripartizione del terreno dell'isola, l'83% al New Jersey e il 17% a New York. La forma che hanno voluto dare al confine di questa exclave newyorkese è questo. In verde la parte di New York, uno dei confini più brutti che abbia mai visto. Orribile. E non è certo l'unico confine stupido che coinvolge delle isole, oh, fidatevi, non lo è. Ce ne sono molti altri, per terra e per mare, raccolti in questo libretto molto carino che vi segnalo. The Atlas of Unusual Borders, pubblicato da Zoran Nikolic per HarperCollins nel 2019. Molto carino. Anche esteticamente, lo sapete che da grafico ho sempre un occhio di riguardo anche per l'estetica di questi libretti. Ho tratto diversi aneddoti interessanti per futuri video e reels, tipo quello di oggi che si trova appunto a pagina 142. Comunque, io sono stato tipo qui, quindi sono stato anche in New Jersey e nemmeno lo sapevo, visto? Non si smette mai di imparare. Amiche e amici, alla prossima.